Simile alle cinque dita di una mano, si distingue Monte Calvario, un emblema della natura dell'Aspromonte. Stretto tra Marionio e Martirreno, spina dorsale dell'entroterra della Calabria, il massiccio dell'Aspromonte è un'immensa area protetta. Un grande parco nazionale cerca di mantenere intatto questo regalo della natura, nato dal dialogo tra mari e monti. La roccia quasi pungente vicina alla costa diventa di un verde vellutato quando ci si avvicina ai grandi letti dei fiumi dell'entroterra. Nelle sterminate valli boscose scavate dai torrenti, il verde, sempre più intenso, prepara la vista che si apre sulla Valle delle Grandi Pietre. Occorre lasciare i boschi e dirigersi verso i colori caldi della terra del litorale ionico per ritrovare le tracce della storia della Calabria. Quella storia che dall'VIII secolo a.C. fece approdare qui la civiltà greca. Come una grande opera d'arte, Gerace si innalza sui rilievi dell'Aspromonte. Al periodo normanno risalgono il castello e la cattedrale, accanto a testimonianze dell'epoca medievale. Dal mare all'entroterra, tra l'Aspromonte e la Sila, altri rilievi dominano paesi di montagna, come Stilo. Qui si conserva un piccolo gioiello d'architettura bizantina, la Cattolica, una delle chiese più importanti della zona. Tra borghi stretti fra le rocce e zone incontaminate, nel paesaggio delle serre è come se la natura prendesse il sopravvento sulle attività dell'uomo. Oltre ai tesori storici, ma soprattutto grazie alla sua natura, l'Aspromonte conferma la sua ricchezza a tratti selvaggia, conquistandosi il titolo di scrigno prezioso del Mediterraneo. E naturalmente di questa regione.